La crisi che abbiamo vissuto ci ha aperto nuove opportunità, cita Papa Francesco il ministro della Salute Roberto Speranza nell'annunciare ingenti risorse in arrivo per il Servizio Sanitario Nazionale, mai come oggi. Attualmente ci sono 124 miliardi di euro, 10 miliardi in più in 2 anni per il comparto sanitario, ai quali il prossimo anno se ne aggiungeranno altri due. L'impatto del Covid, non solo le pressioni e la spinta chiaramente mia, dei presidenti di regione, di chi crede, diciamo, nel Servizio Sanitario Nazionale, ha avuto un primo effetto. Eravamo 2 anni e mezzo fa 114 miliardi, si metteva 1 miliardo in più all'anno, 10 miliardi in più in 2 anni e mezzo. Questo perché avviene? Non solo perché c'è stata una spinta giusta, legittima, che tutti quanti abbiamo messo in campo, ma perché la storia ci è entrata in casa. Quello che dicevo prima, ha cambiato l'ordine di priorità. Dobbiamo ancora lavorare per recuperare un ritardo di investimento sul nostro Servizio Sanitario Nazionale, che è un punto su cui, diciamo, investire con la massima energia. E oltre alle risorse ordinarie, il Fondo Sanitario Nazionale tiene le risorse ordinarie, ci sono le risorse straordinarie. Cioè, in un colpo solo arrivano 20 miliardi per la sanità pubblica del nostro paese attraverso il PNRR. Il ministro Speranza ha preso parte a Perugia, presso l'Aula Magna del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi del Capoluogo, alla giornata di studio sulla vulnerabilità psicofisica, esclusione, cronicità, proposte per la tutela della dignità del debole, un valore che cura. Il tema è un tema che credo meriti a questo punto una grandissima attenzione. Credo che è tra quei temi in cui un paese come il nostro deve porre in cima la propria agenda. È il tema della dignità delle persone più deboli, di quelle affette dalle difficoltà psicofisiche. E se ne parla troppo poco spesso, ma soprattutto l'intento di questa giornata non è quello di un convegno, ma quello di provare a ragionare su azioni positive che tengano conto di tre criticità. La criticità della dignità della persona in difficoltà, la criticità del contesto familiare e poi la criticità e il supporto che le istituzioni oggi devono dare a questa realtà. Questo è un tema che affrontiamo oggi, molto importante, di grande attualità anche alla luce dei nuovi bisogni che stanno emergendo, anche in conseguenza del periodo che abbiamo vissuto, che è stato veramente molto stressante per tutti. E in più perché nella nostra regione le politiche a sostegno diciamo delle persone più fragili e con disagi di questo genere devono essere poste al centro e riguardano un po' tutte le fasce di età. Quindi sarà sicuramente molto importante tutto questo. Il fatto che ci sia il ministro e che ascolti servirà anche a indirizzare le politiche nazionali che a volte non arrivano proprio a interpretare e a sostenere alcuni progetti che invece sono sicuramente molto molto importanti.